Signore e signori, buongiorno, vi do ancora il benvenuto per il pomeriggio di questo forum. Sulle note di questa dolcissima canzone che è la preghiera delle madri, diamo inizio a questa sessione finale del forum con delle testimonianze molto importanti. Ma prima di passare alle testimonianze è giusto ricordare anche chi ha contribuito in modo molto concreto e fattivo alla realizzazione del forum. Sto pensando a tutte le ditte e gli sponsor di questo territorio, anche limitrofi, che hanno contribuito quindi per l'organizzazione del buffet, per l'organizzazione anche del piccolo ristoro. C'è stato un grandissimo importante contributo della Titan Coop, che è una cooperativa sammarinese, e della cooperativa allevatori, del Conad San Marino, così Summer Trade, che da Rimini ci ha confezionato tutto il cibo, e altre ditte che comunque hanno contribuito con l'acqua, col vino, con tutto quello che oggi abbiamo potuto degustare insieme. Questo significa essere in rete, questo significa comprendere che stare insieme e produrre insieme poi produce, oltre che cultura, anche benessere, ed è importante anche questo aspetto. Adesso passerei a invitare la dottoressa Monica Michelotti, che è un membro dell'Authority per le pari opportunità della Repubblica di San Marino, che ci introdurrà un po' l'argomento della differenza di genere. Doveva essere con noi anche una rappresentante del Grevio, una rappresentante italiana del Grevio a Strasburgo. Il Grevio è un gruppo di operatori, di ispettori, chiamiamoli così, che si occupano della sorveglianza sull'applicazione della Convenzione di Istanbul. Sappiamo che la Convenzione di Istanbul è stata implementata proprio a tutela della differenza di genere. Non è potuta essere qui con noi, ha inviato alla dottoressa Michelotti alcuni brani, alcune pezzi di relazione che ci faranno capire meglio com'è la situazione, lo stato dell'arte, per entrare poi anche a conoscere un po' di più attraverso la sua conoscenza e la sua competenza la realtà del nostro territorio sammarinese.